mese fa ho realizzato un'animazione di 15 fotogrammi di un gatto e 15 artisti diversi hanno ridisegnato ciascuno un fotogramma. Dopo di loro è toccato ad altri 5.000 e questo video è il coronamento di un progetto veramente gigantesco. Dopo avervi raccontato le mie disavventure con Photoshop e tutti i 5.000 fotogrammi che andavano ritoccati a mano, che se volete potete recuperarvi in questo video, è arrivato finalmente il momento di mostrarvi ciò che queste 5.000 differenti matite, ciascuna di loro con una propria storia, ha da raccontare. Io ho solo avuto l'onore di poter fare da collante tra tutte loro, ma adesso veramente è il loro momento. Non vi farò attendere oltre, ecco qui il risultato finale. Siccome mi sembrava giusto dare a questi gatti il loro spazio personale su questo canale, salve, eccomi qua, sappiate che questa è soltanto una breve anteprima del video completo, perché tutti i 5.000 gatti in sequenza potete trovarli in un altro video che ho pubblicato già adesso su questo canale. So che potrebbe essere difficile apprezzare tutti i disegni vedendone comunque 12 al secondo, per questo, per guardare ogni singolo gatto con più calma, vi consiglio di utilizzare il pannello di YouTube nel quale vi permette di scegliere la velocità di riproduzione del video e selezionare quindi la velocità 0.25 per poterli vedere insomma un po' più lentamente. E poi potete anche stoppare il video se trovate qualche fotogramma che vi piace particolarmente. Ciao! Fino all'ultimo non sapevamo se questa parte si sarebbe realizzata oppure no, quindi adesso posso registrarla in un secondo momento. C'è una questione molto importante della quale volevo parlarvi, che è quella dei crediti, perché ovviamente tutti quanti avete partecipato a questo progetto gigantesco, però io non vi ho detto di firmarvi. Alcuni l'hanno fatto e quelle firme sono state mantenute, tantissimi altri non l'hanno fatto, ma come far sì che tutte le persone possano avere i propri crediti così com'è giusto che sia? Sappiate che insieme al video verrà rilasciata anche la nuova versione del sito web. Se oltre a vedere il video vi collegate al sito, vedrete che nell'home page parte un'animazione in loop andando a pescare 15 fotogrammi totalmente casuali dai 5.000 partecipanti. Quindi ogni volta che ricaricate la pagina l'animazione sarà diversa. Nel sito c'è una breve spiegazione di cosa è stato questo progetto per tutti coloro che dovessero arrivare dopo e magari si fossero persi i video. Se qualcuno dovesse atterrare per caso su quel sito, beh, saprà di che stiamo parlando. E infine è possibile vedere la gallery con tutti i contributi che sono stati mandati nella loro versione originale. La visualizzazione sarà filtrata per numero di fotogramma, in modo che possiate guardare tutti i gatti uguali affiancati uno all'altro, così che voi possiate cliccare su ogni singola immagine per guardarla più da vicino. Ma non solo, se avete partecipato a questo progetto potete lasciare la vostra mail, e attenzione che sia la stessa mail con la quale avete mandato il gatto in origine, provate a fare uno sforzo di memoria, ricordatevela perché questo è importante, e una volta fatto potete accreditarvi con il vostro nome e cognome, con il vostro nickname e infine inserire un link che rimanda al vostro portfolio. Solo link che rimandano a dei social, però tipo Instagram, ArtStation e cose di questo tipo. L'abbiamo fatto per evitare che la gente linkasse siti di dubbia provenienza. Quindi sì, il vostro nome verrà indissolubilmente ricollegato al vostro gatto. E di questo sono veramente contenta, perché era proprio una cosa che sin dall'inizio dicevo: no, come faremo? È troppo difficile. E invece Piero ce l'ha fatta. Ed è anche giusto che chi ha dato il proprio contributo possa venir creditato. Quindi sì, super Fraffrog con il mantello, il mio lavoro oggi è concluso. Questo non è un mantello. Nel frattempo però due cose. Una, ho fatto delle magliette, queste qua per celebrare l'uscita del video completo, che se avete voglia sono disponibili per un tempo limitato qua sotto nel nostro e-commerce, trovate tutto in descrizione. E due, ci tenevo tantissimo a commentare alcuni dei gatti insieme ai collaboratori, quindi... Ciao Rick. Ciao. Come va? Sto molto bene. Vuoi vedere il video completo? Sì. Sei pronto per vederlo? Cacchio! Ma sono 400.000! Sono bellissimi. A vederlo così velocemente spiccano quegli elementi diversi. Intanto vedo un cappello. Esatto. Reali. Quanto dura? Ma dura quasi 7 minuti. Madonna! È abbastanza ipnotico. Non ci si rende conto che sono tutti quanti diversi. Vero? Ogni tanto vedi spuntare un Pikachu, un Rufy. Un Hitler. Non anche. C'è un... C'era. 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 Devi dire ai fan: ferma il video in questo istante e vedi quale gatto sei. Devi cliccare due volte. Sono overwhelmed da tutti sti gatti. E poi vedi, se li rallenti un po', puoi vederli un po' meglio. Alcuni sono proprio belli, ok? Lo so, sono troppo belli. C'è un misto fra artisti e bambini. E poi c'è anche la via di mezzo, che non capisci se è fatta da un bambino o è fatta da un adulto che disegna come un bambino. Sì. Oh mio Dio, ma questo è bellissimo. È schifoso il giusto. La faccia di questo. È proprio lì e dice: ehi gattine, sono qui, sono pronto.
Ma non lo so. Quindi sono super espressivi. Guarda, lui si vede che desidera solo sparire da questa terra. Questo qua è alla fine di Avengers. Sono io alla fine di tutti i 5000 editing su questi gatti. Bello questo. Questo è molto bello, mi piace un sacco. Alcuni dei gatti non rispettano proprio i contorni, però visto che ha soltanto uno ogni tanto funziona. Questo sembra un Pokémon. Spider-Man. One Piece. Bulbasaur. Questo chi è? Hatsune Miku. È pieno di gatti cosplay. Cos'è? Poi vedi che qui c'è un gatto in 3D. Boh, vabbè. Ma che cos'è questo? Ma poi la cosa che mi fa ancora più senso è che il teschio è umano. Addio. Perché ha detto lo faccio realistico. Poi ha provato e gli ha dato il frame peggiore in assoluto. Questo pure mi piace un sacco. Ma sento pulino. Lo sta comandando, tipo. Bellissimo. Questo qua è stato renderizzato. Sì, sì. Guarda, c'ha pure i pelucchi. Sì. Questo è il pugno che ti arriva quando non consegni i video. Qui c'ha degli occhietti. È vero! Cioè. Questo è Con quando è spiritato, tipo arrabbiato, che sgrana gli occhi e fa solo calmissimo! Ma cos'è? Ma perché? E ci sei anche te qua. Questo è un cane. È sotto incognito perché ha le orecchiette aggiunte. Esatto. Quanto è bello! Questo è uno dei miei preferiti. È troppo bello. Che espressione è? A parte l'espressione, è proprio rotto, capito? Sì. Questo anche potresti essere un po' tuo. A fine giornata, quando devi tornare a casa, non ne puoi più. Questo è bellissimo. C'ha proprio il sorriso del ladro di cuori. Questo è raccapricciante. Guarda questo. Le borse sotto gli occhi, le labbra così. Sembra un sedere. Ma questo è palesemente fatto da un bambino. Sì, però ti rendi conto che comunque l'hanno fatto su un foglio di carta. Questo. Questo è mio. A parte lo sguardo sconsolato che sei te ogni volta che entri in una chiamata con un cliente. Sì, tutto uguale. Che cacchio è sta roba? Per l'ornitorinco. Mi piace il colore però, guarda, è uguale. Questo è un gatto reale, capito? È proprio un gatto reale. È molto bello. Questo sembra il mio pranzo. Il tuo pranzo cucinato dentro quel microonde scassato tutto l'ercio. Questo è palese fatto su carta. Adoro poi la spadina e il dettaglio colorato. Mamma mia, che lercio. Oddio. Questo fa paura, è fantastico. Ma tipo il fantasma come di Mario che ti insegue. Sì. Quello c'ha un bella, che sogno. Boh, cavolo, c'ha il gelato sulla coda, c'ha la cialda, il macarona posto agli occhi. Questo, oddio, quanto è bello. Tra l'altro dallo stile ho riconosciuto che l'ha realizzato Donas. Shout out, l'unica persona forse che sono riuscita a distinguere in tutto questo gruppo di artisti. Questo è Harry Potter. Sì, sì, è Harry Potter. C'è anche un Patronus, vedi, che è buca con la coda. La pazienza. Tutti questi trattini. Anche questo mi piace un sacco. Oh, ma sono usciti tutti i gatti migliori per te. Sta bello, sì. Incredibile. Sì. Io ho apprezzo molto le espressioni che hanno dato a sti gatti. Io starei tutto il giorno a guardarli perché sono troppo belli. Bene, ragazzi, che dire. Arrivati a questo punto, io vi ringrazio ancora moltissimo per aver partecipato a questo progetto. Siete stati veramente tantissimi, veramente bravi, e non potrò mai ringraziarvi abbastanza per il tempo che avete deciso di spendere per realizzare uno di questi gatti. Molti ci hanno messo tutto il proprio estro, la propria capacità, e hanno ottenuto dei risultati pazzeschi. Tanti altri hanno dimostrato di avere delle fantastiche idee e le hanno messe in pratica con i mezzi che avevano. Molti gatti, ho visto, sono stati fatti proprio con l'applicazione del telefono per disegnare, quindi comunque il desiderio di partecipare da parte di tanti c'era, e anche se magari non c'era altre tanta strumentazione o preparazione dietro, quello che conta è stato veicolare una bella idea. Quindi vi ringrazio ancora tantissimo, davvero di cuore. Vi ricordo che adesso potete andare anche voi personalmente a vedere il video completo con tutti quanti gli artisti che hanno partecipato. E in ultimo ricordate che le magliette sono un'edizione limitata, quindi saranno disponibili ancora per poco. Grazie ancora di tutto, veramente, siete stati pazzeschi. Grazie perché abbiamo realizzato tutti quanti assieme veramente forse una delle più grandi collaborazioni artistiche italiane. E vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso.